Ok Giacomo, allora iniziamo questa piccola intervista qui dal ritiro di Sappada. Ieri una bella partita contro un avversario tosto, ci racconti un po' com'è andata? Sì, ieri è stata una bella prestazione da parte di tutti. Peccato aver subito il gol, i due gol nel finale, però il risultato conta poco in questo periodo. Quello che rimane è l'atteggiamento e la voglia di giocare come sappiamo, quindi siamo contenti. E domenica ci aspetta un altro test e prossima settimana poi facciamo il ritorno in patria, quindi siamo carichi. Ci racconti un po' il finale della scorsa stagione che certamente dal punto di vista del risultato non è stato positivo, ma comunque voi avete fatto una stagione straordinaria che va vista in qualsiasi modo in maniera bella, no? In maniera straordinaria. Sì, no, la scorsa stagione, al di là dell'epilogo, che poi è stato così un po' triste per noi perché ci meritavamo e volevamo raggiungere qualcosa di più, però la stagione è stata veramente bella, emozionante. Insieme al pubblico siamo stati una cosa sola e abbiamo fatto 75 punti, che non sono pochi in un campionato di Serie C, e quindi sull'ondante dell'anno scorso dobbiamo ricominciare quest'anno così. Dal punto di vista invece personale, si può definire forse la tua miglior stagione della carriera con 5 gol, 7 assist. Cosa ne pensi? Insomma, un bilancio sicuramente positivo. Sì, beh, sicuramente in quel ruolo che faccio adesso, da ormai questo è il terzo anno che inizio, quindi l'anno scorso era il secondo anno che facevo il cosiddetto quinto di centrocampo, per quelli che sono un po' più vecchi di me, il tornante, e comunque è un buon bottino, 5 gol e 7 assist, e diciamo che è stata la mia miglior stagione, sì, dal punto di vista anche della continuità, perché sono riuscito a fare 35 presenze. Praticamente tutte da titolare e molte da 90 minuti, quindi anche da quel lato lì sono molto contento e, come ho detto prima, spero di replicare quest'anno. Un'ultima che è una curiosità personale, come ti trovi in generale al di fuori del campo a Sassari? Ma mi trovo bene e diciamo che non sono uno che esce tanto, ma non dico durante le sere o così, ma anche durante il giorno preferisco magari starmene in casa. Così a studiare o fare qualcos'altro, però il clima e la cosa che, le cose che si respirano a Sassari sono tutte positive. Poi la vicinanza dal mare, come ho detto prima, le temperature alte fanno sì che sia un posto veramente in cui si vive bene. Io venendo da un posto come Piacenza che è più in pianura padana, quindi Sassari sicuramente anche dal punto di vista climatico si sta veramente bene. Grazie.